Allora, partiamo dallo Chardonnay. Allora, Chardonnay è abbastanza, quando si parla di internazionalizzazione di un vino, direi che è abbastanza esemplare, no? Sapete, lo Chardonnay è più o meno, sto registrando, vero? Noi diciamo parolacce di sottofondo, soprattutto voi che vi sente sotto. Allora, lo Chardonnay è il, sapete, il vitigno, sapete da dove è l'origine, no? Da un scontato. La nazione. Quella, la Francia, in particolare dalla Francia, dove? Dalla Borgogna. Ecco, la Borgogna, perlomeno la zona, diciamo, che l'ha reso famoso. L'ha reso famoso Borgogna, Chablis, la regione che in tutto il mondo, diciamo, sono diventati famosi, probabilmente anche prima dei, ancora prima dei rossi di Borgogna, che Romanée Conti è diventato il fenomeno che è, diciamo, abbastanza recentemente, mentre Montrachet era già Montrachet qualche centinaia di tempi, diciamo, di D'Artagnan, tempi già, ecco, molto prima era già un vino considerato fenomenale. Quello che piaceva dello Chardonnay era la combinazione di sensazioni agrumate, sensazioni minerali che vengono fuori in certi territori della Borgogna, e questo leggero sentore di legno che deriva dalla vinificazione classica in barrique della Borgogna. Questo chiaramente cosa ha voluto dire a livello internazionale? Che se prende un qualsiasi vino bianco, si passa in legno, sa più o meno di agrume e molto di legno. Questa è l'idea della e anche purtroppo lo Chardonnay, quando viene fatto su scala industriale, è relativamente facile fare il famoso Chardonnay Cile, Australia, Nuova Zelanda, Alto Adige, Toscana, Sicilia. È abbastanza facile, un vitigno ormai si sa tutto, ci sono lieviti che riescono a fare tutti i profumi che vogliamo, quindi è molto duttile e molto plastico, però la grandezza della Borgogna raramente venne fuori. La Borgogna rimase insuperata fino al 73, l'anno famoso della The Judgment of Paris, no? Quella famosa degustazione cieca dove Steven Spurrier mise a confronto Borgogna francesi contro californiani, e tutti i critici, fra cui i francesi, questo è sicuramente un Borgogna, questo è un Borgogna, invece il numero uno risultò un californiano. Quindi questo per dire che lo Chardonnay è vero il territorio, ma ci vuole anche una grande attenzione in cantina. Poi nel frattempo gli americani sono andati avanti, ma ovviamente poi il territorio, quando si parla di longevità, quando si parla, però questo la dice lunga sul fatto appunto che lo Chardonnay, l'America ha dimostrato, la di America ha dimostrato che è un vitigno internazionale, non nel senso deteriore del termine, ma nel senso che può trovarsi a diverse latitudini, diverse parti del mondo e dare dei risultati splendidi. Questo non viene da così lontano, anzi questo viene da vicinissimo, noi sicuramente ce lo portano a piedi, per cui siamo a Scandicci, praticamente passato di là al Ponte all'Indiano, cominciato a salire un po', l'azienda appunto di Paolo e Luca Marchionni e i due fratelli, questo bellissimo posto sulle coltine di Scandicci, che la loro avventura parte in realtà dal rosso, no? Un cabernet sangiovese, famoso Lerta di Vigliano. Poi piano piano hanno fatto un sangiovese 100% e questo Chardonnay, che mi sembra questa sia la prima annata. Il segreto di questa azienda è il fatto che sono piccoli, cioè ne fanno circa 2.000, 3.000, 4.000 bottiglie, quindi diciamo lavorano su piccolissima scala e quindi con grande cura, e quelle poche bottiglie che fanno le fanno veramente notevoli. Chiaramente qui c'è uso di legno, c'è grande estrazione, piante molto mature, non è un problema avere la maturazione qui a Firenze, insomma il caldo sono di tutto l'estate, queste vengono vendemmiate ovviamente già da agosto, e la caratteristica appunto è che le note di legno, che ovviamente sono presenti, in realtà sono molto integrate con tutto il resto. Il colore ovviamente è bello giallo, la maturità, un altro motivo del successo Chardonnay è che colora abbastanza. Questo vedete bene che bianco tipo vermentino, bianco carta, piuttosto sciapino, trasparente, non appaga la vista immediatamente. Invece un bel colore dorato così, diciamo, appaga perlomeno immediatamente l'idea che sia di un vino bianco, perlomeno un vino bianco importante, per me dovrebbe essere questo. Quindi sensazioni, diciamo, agrumate, ma anche candito, anche note floreale, la ginestra, la mimosa, quindi profumi molto forti, molto intensi, e già al naso una sensazione sapidina, salina, quasi iodata, molto, molto particolare. Andiamo a assaggiarlo. Ecco, sentite come in bocca, ovviamente il corpo, la succulenza, insomma, un vino che effettivamente
semmai il legno viene più fuori sul, in bocca che al naso, però un vino sapido che si mastica, che ha una, un suo corpo, un suo equilibrio molto abbastanza diverso da quello che è il classico ideale del Chardonnay fatto con i chips, no? Con la segatura, con i pezzettini di legno, e potete trovare tanti supermercati a 3-4 euro e viene magari dal Cile. Quindi lui si sente veramente la mano, si sente più che altro la grande maturità dell'uva e la persistenza che ha. Questo dovrebbe essere ideale per accompagnare il peperone, dovrebbe essere, diciamo, come abbinamento, dovrebbe dare calore, struttura e importanza e ripulire la bocca dalla, dalla prepotenza del peperone. Prima Paolo, quando diceva appunto del problema dell'allergia, pensate a quanti di voi non digeriscono il peperone, no? Ma, e comunque c'è una popolazione che lo mangia da diverse centinaia di anni, immaginatevi che non aveva mai visto che di punto in bianco mangia peperone, c'era gente che veramente moriva quando andava all'ospedale, magari mangiava una pintalata e quello è veramente un'intossicazione. Ecco, per lenire noi abbiamo lo Chardonnay, ma diciamo come sensazioni profumi assomiglia, diciamo, no? E vedrete che sarà molto divertente abbinarlo, però anche col resto effettivamente probabilmente ha un pochino troppo corpo per, il, per quanto riguarda il prosciutto crudo, ma sulla mortadella di prato che ha la spezzatura con la kermes magari può essere divertente, e anche sulla frittata di carciofi che hanno una leggera amarognolo, questo vino che chiude un po' dolce dovrebbe funzionare a dovere, ma adesso vediamo. Per tarci d'impaccio vi servo anche il rosato, così quello che non va bene con bianco sicuramente va bene. Bravissimo. Con rosato.